Buona domenica, benvenuti in questo nuovo video. L'argomento di oggi è profumi e carnevale, profumi che mi sono ispirati da alcuni personaggi del carnevale e da alcune sue atmosfere. È un argomento di cui mi avete chiesto di parlare anche quest'anno, perché ormai questo video è diventato una tradizione annuale qui nel canale di Note di Profumo. Inizio subito parlandovi dell'atmosfera gioiosa del carnevale, dell'atmosfera scoppiettante dei bambini che si riversano nelle piazze, dei colori, dei coriandoli, e quindi l'atmosfera festosa per me può essere benissimo descritta da questo profumo di Bath Body Works che è Happy Birthday. Questo sa di popcorn, è una gioia. Questa fragranza mi richiama una festa di bambini, le loro voci argentine che si sentono nell'aria, lo stare insieme, fare festa per le piazze. Questo lo trovo un profumo adattissimo. È un'acqua di profumo, un'acqua profumata, ma che ha una persistenza che secondo me può essere quasi eguagliata a quella di uno dei parfum, perché rimane tanto sulla pelle e anche il solo indossarla fa venire davvero il buon umore. Quindi l'aspetto gioviale, giocoso del carnevale è veramente racchiuso dentro questa acqua profumata di Bath Body Works che è Happy Birthday. E pensando a tutti i personaggi del piccolo popolo, elfi, fate, folletti che spesso vediamo nei personaggi carnevaleschi, mi è venuto in mente questo profumo di Lush che è il Gilded Elf. Questo profumo lo riproposi anche in altri miei video per Natale, perché ha delle note speziate, tra cui la cannella, quegli odori un po' che si sentono spesso a Natale, ma ci sono anche delle note agrumate, anche quasi forse un po' pungenti per la verità, soprattutto nell'apertura di questo profumo, che lo rendono particolarmente energizzante e fa venire in mente proprio quel tipo di energia che anima questi folletti, questi elfi, queste creature fantastiche che spesso vediamo girare tra le tante maschere del carnevale. E infatti Lush lo descrive come un allegro blend di pomperma e cannella per scatenare la grande festa dei giochi elfici invernali. Quindi anche questo profumo nasce dall'idea di una festa, di tanti giochi invernali, come è il carnevale. Qui nella mia regione fa ancora freddo, anche se le giornate, dicevo, si allungano, ma il clima è un po' quello qui dalle mie parti. Non abbiamo solo le note agrumate e la cannella come nota speziata, ma c'è pure anche la nota piccantina dello zenzero che dà una punta anche di freschezza a questo profumo di Lush, che purtroppo sto vedendo che non è più in circolazione, nel senso che non è reperibile adesso, mi pare, sui siti, sul sito di Lush. Se ce l'avete tra i vostri profumi, potrebbe essere un'occasione il carnevale per ritirarlo fuori, per riutilizzarlo. E quindi questo Gilded Elf lo trovo veramente carino. E poi il carnevale è anche un momento di sovvertimento dei ruoli, perché così è nato, come momento di ribellione, di fuga dalla quotidianità. Anticamente era un momento nel quale soprattutto le persone del popolo potevano sperimentare per pochi giorni una vita diversa, diversa da quella che era la vita quotidiana, fatta anche di tristezze, un momento catartico e di evasione. Questo fu il carnevale alla sua origine.
E come profumo che mi fa pensare alla ribellione, e che è un profumo che non passa inosservato, come anche le maschere del carnevale sono spesso enfatizzate nelle loro caratteristiche, sono caricaturizzate. Ecco, questo profumo per me che può parlare di sovvertimento dei ruoli e di ribellione, è proprio Opium di Yves Saint Laurent, profumo nato ancora negli anni 70, riformulato nel 2009, è un ambrato speziato, balsamico, un profumo che ci riporta subito ad atmosfere orientali. Ha una forte componente al suo interno di patchouli e mi ricorda tantissimo gli anni 70, i figli dei fiori, la ribellione giovanile, i giovani che scendevano nelle piazze. E potrebbe essere un'occasione il carnevale per indossare una fragranza un po' diversa dal solito, una fragranza che è un capolavoro della profumeria, ma proprio per il fatto che non passa inosservata, che fa una grande scia, magari per i meno coraggiosi potrebbe essere davvero un'occasione il carnevale, il travestimento in maschera, per sentire un po' come funziona sulla vostra pelle, un profumo diverso da quelli più blasonati oggi, da quelli più proposti anche dal marketing, che sono i profumi magari molto più dolci, profumi tendenzialmente gourmand. Qui siamo totalmente su un altro mondo, quindi indossare Opium significa fare un balzo nel passato, sperimentare determinate emozioni. E questo profumo parla veramente, secondo me, di ribellione e di sovvertimento, perché molte volte i profumi che lanciano uno dietro l'altro, soprattutto in questi ultimi anni, vengono proposti rifacendosi spesso a degli stereotipi. Questo è un profumo che ha davvero una grande storia e racconta tanto, tanto di un'epoca, ci racconta tantissime cose, ma adesso mi fermo un po', perché altrimenti questo video sarebbe dedicato solo a Opium, e vi invito ad andare a vedere il video recensione che io ho fatto ancora anni fa di questo profumo per approfondire la piramide olfattiva e un po' tutta la sua storia. E concluderei in bellezza con un profumo che quando lo guardo, se penso al carnevale, il carnevale a cui penso è proprio quello di Venezia, con l'opulenza, con queste maschere vestite di broccati e di vestiti davvero molto di stoffe pregiate, queste maschere con quest'aria nobiliare di conti, di contesse. E questo è un profumo arabo, è l'Ayali, e mi ricorda Venezia, mi ricorda lo stile d'arte veneziano, il gotico, questa città che fonde la cultura araba con quella occidentale. L'Ayali è un profumo opulento, un profumo floreale. Abbiamo al suo interno note come quella del gelsomino, l'ylang-ylang, che è un fiore giallo che troviamo spesso come nota che rende opulenti i profumi. Quando c'è l'ylang-ylang c'è sempre questo tocco d'eleganza che le fragranze hanno. Poi abbiamo anche la rosa, abbiamo un fondo ambrato e note di legno, di oud, che in un profumo come questo, che è l'Ayali di Swiss Arabia, non poteva mancare. Ma qui predomina comunque l'aspetto floreale. Si tratta di un profumo che io sento anche femminile sulla pelle, e non aspettatevi un profumo dove l'oud emerga in maniera prepotente, come invece avviene per altre fragranze di stile arabo, che hanno quelle caratteristiche. Potrebbe essere proprio questo anche
un profumo per familiarizzare un po' con le fragranze di stile arabeggiante senza essere invasi a livello olfattivo da questa forte nota di oud che spesso si sente e che io non amo neanche poi alla follia. E concludendo con questo profumo che mi ricorda il carnevale, le atmosfere di Venezia, vi saluto, vi auguro buon carnevale, buona domenica, buon San Valentino che sarà domani che ormai alle porte. E se vi è piaciuto questo video lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché vi arrivino poi le notifiche di quando pubblicherò i prossimi video. Vi mando un grosso abbraccio e ciao a tutti!